tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Ma perché non arriva nessuno? No, a camminate a distanza di un anno, la famiglia Anniballi chiede di ripulire l'alveo del canale pieno di detriti prima che possa tornare il maltempo. Bottino magro per i ladri che hanno messo a segno un furto al mercatone solidale a Cucurano. Approfittando della pausa pranzo, hanno rubato 250 euro dalla cassa della cooperativa sociale. Tentato furto nell'auto di un insegnante fanese che lancia un appello e mette in guardia i cittadini. Voto contrario al settimo assessore del consigliere di maggioranza, Laura Serra. Prima lavorino a tempo pieno. Fervono i preparativi a Pergola per la Fiera Nazionale del Tartufo con una mostra mercato, concerti e cene di qualità. Cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale parlando del maltempo di luglio 2014, quando l'abitazione della famiglia Anniballi rimase completamente isolata. A distanza di un anno ancora non dormono sonni tranquilli. Servizio di Lino Balestra. Ma perché non arriva nessuno? No, perché? Dammi il numero. Il rumore assordante dell'acqua e quella sensazione di panico e di sciagura imminente, unite al terrore di essere travolti da una marea di fango che passava a pochi metri dalla casa. La famiglia Anniballi non se la scrolleranno mai più di dosso. La loro casa, costruita con i sacrifici di una vita, a fine luglio scorso, è stata invasa da tronchi e acqua, portati da un fosso che in pochi minuti si è trasformato in un fiume in piena che tutto travolge e tutto porta via. Siamo tornati al fosso delle Caminate, dove poco più di un anno fa qui c'era veramente una situazione disastrosa. La famiglia Anniballi, proprietaria della casa alle mie spalle, vive da allora una condizione ancora di paura e di terrore tutte le notti, perché se il fosso delle Caminate tornasse ad avere la portata d'acqua che aveva a luglio dell'anno scorso, sarebbe veramente qualcosa di pauroso. La zona presenta ancora i segni della furia devastante dei tronchi e dell'acqua di quel 26 luglio del 2014. Come fai a essere tranquillo? Perché quella volta ha visto che danno ha avuto, e poi se mi ricapita a me, io non so dove andare a sbattere la testa, perché io i lavori che ho fatto sono contento alla gente di pagarli. Certo. I soldi uno che lavora li deve avere, non è che... Facciamo un giro con lui attorno al fosso e i tronchi sono lì, minacciosi e pericolosi, anche se il signor Fabio la soluzione l'avrebbe. Ognuno pulisca il suo, come si faceva una volta. Nel fosso ci sono tutti gli alberi, molti alberi di traverso grossi, che portano molto pericolo per il ponte, perché sarà dal ponte un chilometro, che questo si ritorna alle piogge come l'altra volta, vengono giù tutti e si fermano lì sotto il ponte e l'acqua dopo è costretta a fare quel danno che ha fatto l'altra volta. Ora la famiglia Anniballi, per dormire sonni tranquilli, chiede che chi di dovere faccia il suo, perché loro il possibile lo hanno già fatto ed è tutto ciò che gli rimane. Un furto è stato messo a segno al mercatone solidale a Cucurano di Fano. Approfittando della pausa pranzo, i ladri si sono introdotti nei locali portando via il fondo cassa della cooperativa sociale. I cassetti che solitamente erano chiusi erano aperti e rovistati, ci siamo accorti che mancavano dei soldi all'interno di questi cassetti e poi guardando bene insomma, abbiamo capito un po' la dinamica, abbiamo capito che era entrato qualcuno che aveva rovistato, preso i soldi che avevamo e poi era fuggito insomma. Ecco, hanno aperto anche dei cassetti in ufficio e hanno trovato anche altri soldi.
Sì, adesso non è che teniamo grandi cifre, però sono, diciamo, i soldi che noi abbiamo per andare avanti con l'attività. Siamo una cooperativa sociale, abbiamo persone inserite qui come lavoratori, per cui sono soldi che ci servono per mandare avanti l'attività, insomma, ecco. Quanto tempo state via per la pausa pranzo? Un'ora precisa praticamente, dalle 13 alle 14, perché ho fatto una cosa abbastanza veloce, insomma, quindi non è che sali tanto. Quindi hanno fatto una sorta di appostamento, vi hanno badato e appena siete usciti? Supponiamo che sia andata così, supponiamo che sia stata quella la dinamica, perché sennò è stato troppo preciso, insomma, l'intervento, per cui penso che ci abbiano visto uscire e poi hanno approfittato dell'assenza per fare il tutto. E voi non avete impianto d'allarme, nulla, quindi... Noi qui non abbiamo impianto d'allarme perché le attività che abbiamo sono di modica, anche i materiali sono di modico valore, per cui non è che abbiamo dei valori importanti, ecco, dal punto di vista degli oggetti. Poi ne abbiamo tanti, per cui siamo pieni di cose, però ecco, non sono di grande valore, per cui sarebbe stato anche difficile portarli via tutti, ecco. E adesso vi raccontiamo la brutta avventura di una insegnante fanese che ha notato tre donne che cercavano di rubare le sue borse lasciate sul sedile dell'auto. Mai lasciare nell'auto oggetti che possano attirare l'attenzione di malintenzionati. Questa è un'avvertenza per evitare spiacevoli sorprese al proprio ritorno, come è successo a un insegnante fanese che, dopo aver lasciato l'auto al cimitero di Carignano, al suo ritorno ha trovato tre zingare che tentavano di rompergli il vetro per rubare le borse che aveva lasciato sul sedile anteriore. Dopo questa brutta avventura, lei vuole lanciare un appello. Allerto tutta la cittadinanza a stare attenti, a non tenere le cose nella macchina, perché magari per ingenuità o per, diciamo, poca attenzione, si sta sicuramente in buona fede, però ecco, è sempre bene stare attenti. I malviventi non conoscono aspetti sociali di solidarietà, non fanno tutti uguali, però questo non vuol dire che dobbiamo criminalizzare o ghettizzare alcune categorie, alcune fasce di persone. Ecco, io sono, mi ritengo una persona altamente tollerante e quindi molto rispettosa di tutte le culture. E tanto anche che ritengo la cultura rom che sia anche una cultura altamente pacifica, anche se ci possono essere, ecco, opinioni varie e discordanti, contrastanti. Comunque ritengo che sia un popolo sicuramente più pacifico di altri stati della nostra nazione civilizzata, che magari importano, vendono armi, o ancora c'è chi sostiene la pena di morte. Quindi la violenza perpetrata in vario modo è sicuramente una realtà molto più reale, piuttosto che magari, ecco, vittimizzare sempre solo un popolo. E ancora a cronaca, un incidente è accaduto oggi intorno alle 14.30 fra un'auto aziendale e una Vespa condotta da un uomo di mezza età che stava transitando in via Papiria a Bellocchi di Fano. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Fano, i due veicoli si sono scontrati e l'uomo a bordo del ciclomotore è finito a terra, riportando alcune fratture in varie parti del corpo. Il ferito è stato medicato prima sul posto a bordo di un'ambulanza e poi trasportato all'ospedale San Salvatore di Pesaro. Cambiamo argomento. Martedì sera si è riunito il Consiglio Comunale di Fano e fra gli argomenti che erano all'ordine del giorno c'era quello del settimo assessore. L'unico voto della maggioranza contrario a questa mozione è stato quello di Laura Serra. Sentite perché. C'è una crisi di giunta, secondo i capigruppo dell'opposizione fanese, che ritengono la mozione sul settimo assessore un atto per accontentare le mire del PD. Per problemi ed equilibri interni, dicono, volevano ulteriori posti, ma la necessità dei cittadini, si chiedono i consiglieri, con tanti problemi che vive la città, come la disoccupazione, il decoro urbano, i servizi alla persona ridotti all'osso, le tasse alzate al massimo, sono mesi che la maggioranza si occupa solo di poltrone da spartire. Rimane la scorrettezza istituzionale per l'opposizione del presidente Renato Claudio Minardi, che ha inserito all'ordine del giorno questa mozione, in realtà in calendario per dicembre-gennaio, scavalcando così tutte le altre 17 ferme da marzo scorso. A votare contro anche il consigliere comunale di maggioranza, Laura Serra, coerente con quanto affermato sin dalla sua campagna elettorale. Una mozione chiave che è stata approvata dalla maggioranza, ma che vede
nella mia persona l'unico voto contrario della maggioranza, è una mozione che di fatto prepara la strada al settimo assessore. È un tecnicismo all'interno di una mozione che prevede però di fatto, ripeto, l'ampliamento della giunta. Io chiaramente rispetto le volontà del sindaco e della maggioranza e sto cooperando per avere una città migliore, però su questo punto, cioè sulla razionalizzazione delle spese e soprattutto sulla figura del settimo assessore, sono sempre stata contraria. Quindi per coerenza con quanto detto ai cittadini in campagna elettorale, per rispetto, interpretando anche i tempi, oggi c'è un contesto socio-economico molto difficile, bisogna dare un segnale, bisogna far capire che la cinghia la si stringe per tutti, e quindi io ho votato contro perché credo che la giunta debba essere composta da 6 assessori e che lavorino full time, cioè che ci siano sempre. Anche nel caso di un settimo assessore, però, insomma, che possa lavorare in maniera totalmente gratuita? Se si rimane nel regime di contenimento delle spese, il discorso è differente. Però rimane il punto, e cioè che non si possono avere 7 assessori part time. Per avere un'ottima resa nel territorio ci vuole impegno, sacrificio e bisogna anche attenzione al territorio, ai cittadini. Quindi bisogna esserci sempre. Io dico 6 assessori è full time. E torniamo a parlare della fusione di Pesaro e Monbaroccio, perché è arrivato anche il sì della provincia sulla proposta di legge regionale. Avanti tutta, ha commentato il sindaco di Pesaro Ricci, che venerdì sera sarà nella palestra comunale di Monbaroccio insieme al sindaco Vichi per l'assemblea pubblica con i cittadini che avrà inizio alle ore 21. Per il primo cittadino non sarà un referendum pro o contro Vichi né pro o contro Ricci, e ricorda che la fusione è una grande opportunità di sviluppo per i due comuni. Il tutto mantenendo autonomia al municipio di Monbaroccio, che deciderà sui provvedimenti di competenza del suo territorio con garanzia di rappresentanza istituzionale. Questo significa, ha detto Ricci, che il futuro di Monbaroccio lo decideranno i monbaroccesi. E si è svolto martedì mattina invece un sopralluogo nel capannone dell'azienda Profiglas, in cui domenica scorsa si è sviluppato un incendio. Dalla verifica emerge che al momento del rogo gli impianti erano fermi. Sopralluogo all'azienda Profiglas nella zona industriale a Bellocchi di Fano per verificare le condizioni del capannone andato a fuoco domenica scorsa. L'assessore Samuele Mascarin e i tecnici dell'ufficio ambiente del comune e della regione si sono recati nell'847, dove hanno potuto constatare che il rogo ha interessato una macchina trituratrice, un nastro trasportatore per il materiale in uscita, la copertura di una parte del capannone, un cumulo di rottami di alluminio nero e una cabina elettrica. È stato verificato che al momento dell'incendio gli impianti erano fermi e non c'era il personale. In base a una relazione dei vigili del fuoco, inoltre, è stata dichiarata l'immediata inagibilità parziale della zona interessata, ma il comune ha avanzato diverse richieste all'azienda stessa per ulteriori accertamenti. In particolare abbiamo richiesto una relazione dettagliata sull'accaduto, una relazione rispetto anche agli interventi e alle azioni che sono state poste in essere per ridurre l'impatto ambientale. Abbiamo richiesto un piano di monitoraggio per le azioni successive al ripristino del lotto e abbiamo chiesto delle analisi sulle acque riferite al pozzo di raccolta che riguarda per l'appunto lotto 47. Ovviamente nei prossimi giorni il Comune di Fano insieme alla Regione Marche e anche altri soggetti continuerà a monitorare la situazione e verificare che queste azioni vengano intraprese nel modo corretto e nei tempi necessari. L'episodio, ha proseguito Mascarin, dimostra l'assoluta importanza della convenzione firmata la settimana scorsa, che prevede l'installazione di una centralina per controllare le emissioni 24 ore su 24 e quindi monitorare la qualità dell'aria in tutta la zona industriale di Bellocchi. Dobbiamo fare di tutto per rendere questa attivazione la più rapida possibile e quindi, dando anche un carattere di urgenza, cercheremo di attivarla negli stalli che abbiamo previsto già prima del gennaio 2016, quindi entro l'anno e quindi entro poco tempo. E nella chiesa di San Domenico a Fano giovedì sera si svolgerà una serata di filosofia, poesia e musica. Giovedì 1 ottobre si svolgerà un altro dei nostri appuntamenti, parlo dell'Accademia Vitruvio Fanum. Chi ci ha seguiti in questi anni
è stato spesso presente ai nostri appuntamenti, li ricordo brevemente, brevissimamente, c'è stato Luigi Magni, c'è stato Vito Mancuso, c'è stato Alessandro Meluzzi, padre Barban. Quest'anno il tema sarà sul viaggio nel labirinto della conoscenza e sarà una serata filosofica, musicale e letteraria. L'appuntamento è alle 21 presso la Pinacoteca San Domenico. I relatori saranno la dottoressa Maria Chiara Mazzi, docente di storia della musica al Conservatorio Rossini di Pesaro, la dottoressa Lucrezia Ercoli, filosofa dell'Università Tor Vergata di Roma, al pianoforte il maestro Lorenzo Bavai eseguirà brani di Schubert, Schumann, Liszt, Bach e Mozart. Io credo che sarà una bella serata, suggestiva, sia per l'argomento, sia per la musica, sia soprattutto per l'ambiente, che è veramente uno dei gioielli della nostra città. E a Pergola invece si apre domenica 4 ottobre la 20ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. Taglia un traguardo importante la Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola. Quella in programma nelle domeniche del 4, 11 e 18 ottobre sarà l'edizione numero 20. Ad organizzarla l'amministrazione comunale con il patrocinio di Expo e del Ministero delle Risorse Agricole e con la collaborazione di Camera di Commercio e Confcommercio di Pesaro Urbino, CIA e Regione Marche. Vi saranno manifestazioni non solo dedicate all'enogastronomia e alla valorizzazione del tartufo, ad esempio di come si cucina il tartufo di qualità, che deve essere solo del nostro territorio, non deve essere importato da altri stati come a volte capita anche in alcune fiere. E oltre alla valorizzazione di questo prodotto avremo manifestazioni dedicate alle famiglie, ai bambini e quindi ai grandi e ai piccini, per un divertimento che durerà un mese. Ma soprattutto lanciamo un'idea: la strada del tartufo pregiato delle Marche, per creare il Grand Cru del tartufo, quello che i francesi hanno sul vino, noi lo vogliamo sul nostro territorio, con le caratteristiche tipiche del nostro territorio marchigiano e in modo particolare della provincia di Pesaro Urbino, perché il tartufo non sia più una questione legata soltanto ad alcune città che organizzano delle fiere nazionali, ma che riguardi tutto il nostro territorio, perché è una grandissima ricchezza e all'interno di questa ricchezza Pergola svolge un ruolo di prima importanza, di primaria importanza. Il ricco programma ideato per le tre domeniche ha l'obiettivo di ripetere il successo delle ultime edizioni con ben 70.000 presenze, valorizzando e promuovendo la città e le sue eccellenze, ad iniziare dal tartufo locale e dai brunzi dorati. 20 anni di grandi soddisfazioni per le imprese commerciali e artigiane che sono presenti alla fiera, e lo testimonia ancora di più il fatto che quest'anno, per partecipare con un proprio stand alla Fiera del Tartufo, veramente ci sono state tantissime domande e purtroppo molte imprese sono rimaste fuori dall'assegnazione dei posteggi. Nel centro storico sarà infatti allestita una mostra mercato di specialità enogastronomiche che ha ormai raggiunto ben 2 chilometri di espositori di prodotti tipici di qualità, con al centro la Casa del Tartufo, dove poter trovare il diamante della terra. Non mancheranno degustazioni, visite guidate, cene di qualità, concerti, mostre e intrattenimento. Il tartufo e la tartuficultura, che nelle aree interne è l'unica che può dare risposte, va incentivata in qualche modo da parte della regione, e il nuovo PSR ce lo può permettere questo, e questo può dare quella risposta che molti che abitano nell'entroterra vogliono avere, e cioè vivere in quei luoghi con un reddito adeguato. Il programma della manifestazione potrete trovarlo anche nel nostro sito occhioallanotizia.it. Ed ora una breve di sport, perché in occasione della partita di calcio tra l'Alma Juventus Fano e la Minternina, il club Forza Alma organizza un pullman al seguito della squadra domenica 4 ottobre a Scoppito, vicino L'Aquila. Per informazioni sul viaggio è possibile consultare la pagina Facebook del club fanese. E per informazione è tutto, fra poco andrà in onda uno speciale televisivo dedicato alla città dei dinosauri. Buon proseguimento con i programmi di Fano TV.